In Italia, più ascoltato 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 in Italia. Buongiorno, basta, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno, buon giovedì, settimana corta questa, eh! Volevo ringraziare subito in apertura Luigi Capraro che ha fatto dei fotomontaggi meravigliosi. Belli, siccome io ieri ho lanciato l'appello, vorrei fare questa nuova campagna pubblicitaria dove ci siamo io e Paolo Nois nudi, io che glielo butto da dietro, con scritto, lo slogan era lo prendi ovunque, anzi la prendi ovunque, che sarebbe poi la minchia, no? Ma pensa a Capraro che disegna pecorine. Ma che bello! Guarda, sai che ho visto, il composite, sono... Sono sereno. Il concept è bello, Il concept molto mi piace. Bello. Molto bello, molto bello. Io l'approvo, io credo che questa sia la campagna giusta per pubblicizzare il nostro programma. Perdonami Mazzoli, la vena del collo però dovrebbe essere un po' più purpurea, perché in quel momento io sto ricevendo. Però è un'immagine che ti spacca. Sì, in due, bella, credo. Sì, bella, sì, bella, bella. Pensa Fabio, tu fai lo spiritosone, ma abbiamo pensato di fare anche la versione con te, dove vieni seviziato analmente da Mara Maionchi. Perché Mara Maionchi ha il pene, ricordiamo. Ma sai che potrebbe essere un'esperienza interessante alla fine, per spezzare la monotonia della vita? Secondo me tu, Fabio, invece di essere uno che riceve ciucci, tu ciucci. Io ciuccio. Tu ciucci. Ma tu ciucci il cazzo alla Maionchi, fra le due cose non saprei. Cerchiamo di non essere diretti. Tu ciucci. No, io non ciuccio. No, tu ciucci. Adesso non indicare col dito, allora, che è anche brutto. Se il caro Capraro ci fa una versione in cui tu ciucci. Ma io non voglio essere ciucciato. Fabio, vorrei ricordarti che lui è il direttore artistico. Esatto. Lui è il direttore artistico della campagna. Quindi tu ciucci. Ormai qua c'è anarchia totale. Lui è il nuovo direttore artistico, lui decide la campagna, tu ciucci, non c'è un cazzo da fare. Ridefiniamo i confini di questa roba. Lui era il direttore artistico dello spot. Io sono il direttore artistico della campagna, la prendi ovunque. Ieri avevamo diviso così i compiti, non facciamo come per lo spot che non si capisce. Il nostro nuovo capo ha stabilito che Paolo è il direttore artistico, Paolo deve dirigere artisticamente la campagna. Quindi tu ciucci. Va bene, allora io mi licenzio. No, non puoi. Io lo prendo in culo, tu ciucci. Io come lavoratore mi tiro fuori dalla mia. Se ti licenzi devi comunque ciucciare, te lo dico. Cioè, proprio il nuovo contratto prevede la ciucciata prima dell'uscita. Ah, sì, è la legge Fornero, credo. Bravissimo. Senti, a proposito di zoccole. Madonna, che link hai fatto? Scusa. No, nel senso di ciucciare, Robin. Ah, pensavo la Fornero. Ma no, secondo te. Dai, cretino, non ti permetterei mai. Devi mettere cose in bocca che non vuole. Bravo, io stavo parlando del fatto che parlavamo di ciucciare. E prendere robe varie. Volevo fare i complimenti e credo che tra l'altro sia la stessa donna argentina che è stata beccata qualche giorno fa dalla polizia mentre ciucciava. Perché allora, visto, lei era in mezzo alla strada, lo stava ciucciando a, credo, al suo fidanzato, spero, o a un amico, insomma. È stata fermata in mezzo alla strada, è stata fermata dalla polizia e lei ha tolto per un secondo la bocca dall'arnese e ha detto ai poliziotti: mi fate almeno finire e poi me ne va. Sui giornali. Ma che applauso! Allora, pare che la donna sia la stessa, quella che è stata beccata praticamente ieri, che ha mandato praticamente in tilt il traffico di Buenos Aires, perché si è messa al volante in topless e quindi già la gente che la incrociava in macchina vedeva ste belle minnone, no? Lei apposta poi pensava ballava, fossero quindi... airbag invece. Poi a un certo punto, per rendere ancora tutto, diciamo, più incasinato, ha deciso di riprendersi col telefonino e andare in diretta su Facebook. Quindi ha mandato in un bordello la città di Buenos Aires. Poi si è fermata, è scesa dalla macchina, ha continuato a ballare fuori dalla macchina completamente nuda. Io voglio questa donna nello zoo. Secondo me questa persona è una persona molto instabile. Io vorrei farle la puntura velenosa. No! Troppo radicale? Però ragazzi, fatemi almeno finire, veramente da applausi, ragazzi. Sì, numero uno è del giusto mondo. Secondo me le cose non vanno mai lasciate a metà. Bisogna essere coerenti. Quando hai cominciato a fare una cazzata devi portarla fino in fondo. Bravo Fabio, quindi se tu sarai quello che ciuccia devi ciucciare fino alla fine. Mi spiace, l'ha deciso il direttore. Guarda, mi dispiace. Sono così bravo che basteranno pochi minuti. Stai scherzando? Tu sai quanto mi sono documentato io? Quanti anni ho alle spalle? Parlando di zozzone eccetera, sapete che noi abbiamo leggermente modificato un famosissimo cartone animato che si chiama Shrek. Tu che è diverso. Io non conosco nessuno. Assumiti la responsabilità. Questo cartone animato qua, secondo noi, siccome era troppo maschile, l'abbiamo voluto trasformare anche in versione omosessuale. Chissà quindi da perché, Shrek. Chissà come mai hai trovato un altro modo per farlo, voglio dire. Il titolo da oggi è Shrekia, dedicato alle orecchie. Prego.